un esempio di sincronizzazione, che poi chiameremo anche stima di canale, perché il problema di sincronizzazione è stimarsi i parametri non noti del canale. Decision data edit potrebbe essere quello di inserire un tono pilota, o più di un tono pilota, a frequenze FC e 1 su T, dove T è il periodo del simbolo. In questa maniera posso fare carrier acquisition e timing acquisition, perché dal segnale ricevuto prendo il segnale ricevuto, faccio un filtro bassa banda, a banda molto stretta, attorno alla frequenza FC, e così ne estraggo la portante. La portante è la relativa fase, quindi da qui esce una stima di elevato a 2π greco i FCT più i beta. Ok? Cioè qui c'è la frequenza FC più l'incertezza di frequenza che mi sono appena stimato, e la fase delta delta. Quindi in realtà, per essere più precisi, facetemi ci mettere un cappuccio per ricordarmi si tratta pur sempre di una stima. A frequenza FC e 1 su T o multipli o sottomultipli noti, ok? Purché io sappia dove sta questo tono pilota, purché io sappia dove si trova questo tono pilota. Così vado a metterci un filtro passabanda a banda molto stretta lì, estraggo quella componente e ho una stima della frequenza della portante. E da qui posso fare la stessa cosa, mettendo un altro filtro passabanda a banda molto stretta attorno alla frequenza 1 su T, e in questa maniera estraggo la frequenza simbolo 1 su T stimata. Ne faccio l'inversa e quindi estraggo il tempo di simbolo stimato. In realtà riesco a stimare anche il ritardo di propagazione tau, e quindi qui ho una stima di delta T cappuccio, o fatemi chiamare T cappuccio, e anche una stima di tau, ma chiaramente modulo T, perché ricordiamoci pur sempre si tratta di una modulazione digitale. Quindi se io ho una segnale che è fatta in questa maniera con dei simboli, e c'è un ritardo di propagazione, io questo ritardo di propagazione, se non conosco i simboli, posso soltanto stimarlo in termini di multipli di frazioni di intervallo di simbolo T. Spero non sia confusionario il disegno. Questo è il segnale trasmesso, questo è il segnale ricevuto. Come vedete, questo lo riesco a stimare, ma io non so se quello che sto stimando qui è il ritardo di propagazione oppure il ritardo di propagazione meno un tempo di simbolo, perché io shift temporali minori di delta t riesco a stimare, scusate, di t il tempo di simbolo riesco a stimare, ma se poi il ritardo è maggiore di t, quello che vado a stimare è soltanto la differenza modulo t, ok? Cioè questo è un ritardo di, che vi devo dire, t tau uguale t quarti, va bene? Ma se io avessi un tau uguale 5 quarti di t, cosa cambierebbe?
questa qui viene spostata a destra, a destra, a destra di un T intero e poi un altro quarto di T. Io riesco a stimare soltanto ritardi modulo T, tempo di simbolo. Mi avete capito? Faccio un disegno un po' migliore. Questo è il segnale trasmesso. Qui ci sono i simboli non noti. A con 0, A con 1, A con 2, A con 3, A meno 1. Se tau fa T quarti, io ricevo questa cosa qui. A con 0, A con 1, A con 2 e così via, A meno 1. E riesco a stimarmi questo ritardo qui. Se però il ritardo fa 5 quarti di T, io vedo la stessa cosa. Soltanto che questa è A meno 1, A con 0, A con 1, A con 2 e così via. E questa è A meno 2. E riesco a stimare questo, perché il ritardo tau è questo. 5 quarti di T. Ma siccome non conosco il simbolo, come faccio a distinguere 5 quarti di T da un quarto di T? Quindi riesco a stimare soltanto modulo T di ritardo. Poi se devo capire, se devo distinguere fra un quarto, 5 quarti e così via, lo capirò soltanto una volta che ho a che fare con simboli training noti, e quindi cerco di capire se questo qua era A con 0, allora era un ritardo tau pari a delta T a T quarti. Se invece qua vedo A meno 1, simbolo precedente che io conosco, allora era 5 quarti di T e così via. Quindi una successiva ambiguità sulla parte intera di T, e non solo sulla parte frazionaria, la sciolgo soltanto in una fase successiva. Qui posso soltanto stimarmi ritardi modulo T. Queste stime poi vanno a finire dentro il ricevitore, che ne fa l'uso che deve. E a questo punto è data head. Qua stiamo chiamando ricevitore. Questo è un esempio di data edit, carrier and timing estimation. Quindi stima della stima di portata e stima del timing, data edit perché ha aiutato i dati, perché sta trasmettendo una forma d'onda nota, toni pilota in questo caso. In generale io però, come sempre faccio, ci metto un PLL in modo tale da essere in grado di inseguire anche piccoli drift. Questo schema qui di sopra l'abbiamo già visto quando abbiamo fatto stima di canale per il ricevitore coerente nelle modulazioni analogiche. Filtro bassa banda a banda molto stretta e per anche inseguire piccoli drift e fasi di frequenza un PLL e lo mando al ricevitore.
Qui, in questo corso che è di fondamenti di comunicazione, non andiamo a approfondire nel dettaglio tutte le tecniche di sincronizzazione esistenti, anche perché sono tantissime, il più delle volte proprietarie, e in ogni caso sarebbero adattate al singolo formato di modulazione che sto analizzando, cioè per una QPSK avrò un certo metodo di sincronizzazione, per una FSK un altro metodo di sincronizzazione, e non ha senso fare una panoramica di tutti quanti i possibili metodi di sincronizzazione. Quello che faremo in questo corso di base sarà semplicemente descrivere i principi che stanno alla base della sincronizzazione e della stima di canale, che poi alla fine è sempre la tecnica ML, stima ML i parametri, perché poi dopo tutte le applicazioni e le stime di canale fatte nella pratica saranno in genere intelligenti approssimazioni di una stima ottima, che è quella ML. Ad esempio, l'esempio è data edit amplitude estimation. Nel DPSK il modello del segnale ricevuto è R con K uguale a B con K più N con K. Stima di ampiezza data edit, cioè con simboli training o trained based, basata su simboli training. In questo esempio il modello ricevuto è questo qui, R con K uguale a B con K più N con K, dove R con K è la versione discreta del segnale ricevuto, al kappesimo intervallo di segnalazione. A è l'ampiezza non nota da stimare, B con K è il bit trasmesso all'istante K. In realtà, poiché si tratta di una modulazione BPSK, il bit 0 significa 1, fase 0, e il bit 1 significa pi greco, cioè meno 1, quindi B con K sono elementi di 1 e meno 1. E N con K è il rumore gaussiano bianco. Media 0 e varianza sigma quadro. Parto direttamente dal modello da tempo discreto perché voglio fare un esempio semplice, ma in realtà questo potrebbe essere il caso in cui è già stata fatta carrier estimation, ad esempio con Tony Pilota come prima, e quindi ho fatto la conversione in banda base. È già stata fatta timing estimation, ad esempio con Tony Pilota come abbiamo fatto prima, e quindi ho già fatto il filtraggio al dato e il campionamento alla giusta frequenza. Quello che rimane allora è una versione discreta, discretizzata del segnale, eccola qui, dove rimane soltanto da stimare l'ultimo parametro, cioè l'ampiezza. Come faccio a stimare questo parametro A, ampiezza? Nel caso di data edit, quindi i simboli B con K sono noti. Direzione? Beh, si tratta, come abbiamo già visto in passato, di una stima di un modello semplice, e una delle tecniche che possiamo utilizzare è stima ML. Potrei raggruppare il vettore dei simboli ricevuti, dei segnali ricevuti R con K in un unico vettore R fatto dal primo, dalla segnale ricevuto nel zeresimo intervallo di segnalazione R con 1 fino a R con K meno 1, che sarà uguale a A B con 0, B con 1, B con K meno 1 più rumore N con 0, N con 1, N con K meno 1. Cioè posso raggruppare gli osservabili in K intervalli di segnalazione consecutivi, ottenere quindi il modello vettoriale R uguale a B più N, dove N a questo punto, dove B è un vettore di meno 1, 1 alla K,
e n è un vettore di rumore che è una gaussiana, il vettore variabili aleatorie congiuntamente gaussiane id, quindi è un vettore a media vettor nullo e matrice covarianza sigma quadridente. Il problema della stima di ampiezza qui è quello di ricavare l'ampiezza A, noti i simboli B e osservata il vettore ricevuto R. È una cosa molto semplice perché l'abbiamo già fatto, perché vi faccio notare che nella demodulazione qualcuno aveva già stimato A e il problema era nota A stimarsi i simboli trasmessi B sulla base dell'osservazione R. Ok? Nella demodulazione qualcuno si era stimato l'ampiezza A, quindi questa era nota, e io sulla base del vettore osservato R dovevo stimare quali erano i bit informazioni mandati B. Quindi osservato questo R, noto A, stimo B. Qui stiamo facendo la stessa cosa, scambiamo semplicemente il nome delle variabili da trovare. In particolare, noto B, i simboli, sulla base dell'osservazione R, stimo l'ampiezza A. Ma la tecnica ML è la stessa, argmax della verosimiglianza. Prima era argmax su B della densità di R, ora sarà argmax su A della densità di R. Ma la densità di R l'abbiamo già ottenuta più volte, è una semplice gaussiana non a media 0 ma a media A per B, e io la massimizzo. Cioè la densità dell'osservazione R condizionata a un certo valore dell'ampiezza A è, poiché si tratta di una gaussiana a media A per B e varianza e matrice covarianza sigma quadro identica, è 1 su radice 2 pi greco sigma quadro alla k elevato a meno 1 su 2 sigma quadro norma di R meno A per B al quadrato, che è la densità di una gaussiana multivariata fatta da variabili aleatorie indipendenti identicamente distribuite. Se questa è la verosimiglianza, la stima ML dell'ampiezza a cappuccio si ottiene massimizzando la verosimiglianza. Quindi argmax su A della verosimiglianza. Ok? Niente di incredibile. Operazioni già fatte in passato, perché in passato, ve lo voglio ripetere, A era già stimato e la stima ML dei bit di cappuccio era argmax della verosimiglianza F in R dato B, perché era noto e stimo B. Qui invece B è noto e stimo A, non cambia nulla, sto soltanto cambiando il nome della variabile da stimare e della variabile nota. Come prima, se devo andare a massima verosimiglianza devo massimizzare la verosimiglianza, che in presenza di rumore gaussiano è una gaussiana, e dunque per massimizzare la verosimiglianza basta e minimizzo la norma, minima distanza. Proviamo a sviluppare questo argmax e vedere cosa esce fuori. Perché la norma di R meno A per B, che cos'è?
Beh, la norma di R meno per B è la norma quadro di R. Meno due volte A prodotto scalare fra R e D più norma di D al quadrato. Sto sviluppando, quello sta lì in alto, R meno A per B. Argmin sempre, perché sto andando a massima verosimiglianza, che nel caso di gaussiana diventa minima distanza. O se preferite massima correlazione, perché a questo punto R non serve a nulla, perché non dipende da A, e allora per minimizzare questa quantità basta il massimizzo della correlazione meno norma di D quadro. Questo non serve a nulla, non dipende da A. Il prodotto scalare tra R e B è semplicemente la somma per K che vale a 0 a K meno 1 delle componenti R con K per B con K. Mentre invece la norma in B quadro, di B al quadrato è la somma su K che vale a 0 a K meno 1 di B con K al quadrato. Ok? Ovvio. Il punto è che B con K sono bit, quindi uni e meno uni. Al quadrato fa sempre 1. E la somma di K volte 1 fa semplicemente K. Quindi questo argmin diventa l'argmax, perché questo lo butto via, non serve a nulla, perché non dipende dalla variabilità su cui sto massimizzando. Per minimizzare questa basta che massimizzo meno questa, cioè più A per il prodotto scalare meno B. Se divido a destra e a sinistra per 2 ottengo A per il prodotto scalare, che è semplicemente somma su K che va da 0 a K meno 1 di R con K a B con K meno K mezzi. Vabbè, posso lasciare tutto qua, va? Scusate, ci manca un termine, perché la norma del secondo pezzo non è norma di B al quadrato, perché è norma di A per B al quadrato. Quadrato del primo, doppio prodotto, e quadrato del secondo. Il quadrato del secondo è A per B, norma quadro. Quindi qui ci manca un pezzo. Ci manca norma di A per B, che è A quadro per B. Che fa A quadro per K. Come si fa a massimizzare questa funzione su A? Intanto, che cos'è quella funzione? È una funzione che conoscete, questa, come funzione di A. A per una costante meno A quadro per un'altra costante, che roba è? Si fa alle scuole superiori. Come si chiama? Parabola. È una parabola. Coefficiente del termine A quadro negativo. Quindi è una parabola che fa così. Termine noto nullo, quindi passa per lo zero, quindi magari o sta qui o sta qui. In ogni caso il massimo è il vertice, che è meno b su 2a. Quindi il massimo lo so qual è. O meglio, non il massimo, l'argmax, il punto in cui raggiunge il massimo. Questa è una parabola, questa funzione a massimizzare. Il punto in cui raggiunge il massimo è il punto del vertice, che è meno b, cioè meno 2 volte sommatore su k che vale 0 a k meno 1
di I con K, R con K, diviso due volte A, quindi meno 2 per il coefficiente che moltiplica il quadro, che è K. E quindi è semplicemente meno e meno va via, 1 su K. Come vedete, questa stima ml dell'ampiezza A è quello che uno avrebbe fatto senza sapere la teoria. È la cosa più ovvia e naturale da fare. Se i simboli sono noti, prende il segno ricevuto. Che abbiamo detto R con K uguale A per V con K più N con K. Moltiplico per il bit. Così quando faccio A per B con K, moltiplicare B con K fa B con K quadro, che fa sempre 1, quindi rimane A. Il rumore pure si moltiplica per A, ma rumore per 1 o rumore per meno 1 sempre rumore è. E quindi elimino il bit, rimane A più rumore. E siccome non c'è una sola osservazione di A più rumore, cioè A più rumore nel primo istante, A più rumore nel secondo istante, A più rumore nel terzo istante, A più rumore per 100 istanti consecutivi, se io ho 100 osservazioni di A più rumore, che cosa faccio? La media. È la cosa più ovvia da fare, no? Sommo tutte quante le osservazioni, così diventa 100 volte A più 100 volte rumore, diviso 100 diventa A più la media del rumore. Ma il rumore è media nulla, e quindi quella roba lì sarà, per il numero di osservazioni a tenere finito, va a 0. Infatti questo oggetto qua, se ci mettete dentro R con K, ci mettete A per D con K più rumore, cosa ottenete? Ottenete la sommatoria di D con K per A B con K, cioè D con K quadro per A, cioè A, sommatoria di A per K volte diviso K, rimane A. Se poi invece prendete il rumore, seguite? Non mi seguite? Sì. Quando io al posto R con K ci metto A B con K più N con K, qui ottengo 1 su K, somma su K che va da 0 a K meno 1 di A B con K al quadrato, più 1 su K, somma su K che va da 0 a K meno 1 di B con K per rumore, N con K. Il primo pezzo è, siccome questo fa 1, è semplicemente A. Il secondo pezzo è un contributo di rumore che io chiamo V doppio, che è una gaussiana a media quanto? È la somma di K gaussiane ID, perché se sono ID prima, se poi moltiplico per 1 o meno 1, sono sempre ID. Quindi ognuna media nulla, la somma di K gaussiane a media nulla è una gaussiana a media nulla. E la varianza, siccome sono indipendenti, è la somma delle varianze diviso K quadro, che c'è 1 su K davanti. Ma siccome tutte quante hanno una varianza sigma quadro, moltiplicata per 1 è sigma quadro per 1 al quadrato, o per meno 1 al quadrato, sempre sigma quadro, o K sigma quadro diviso K quadro, sigma quadro su K. Chiaramente se faccio la media di K variabili aleatorie indipendenti a media nulla e varianza sigma quadro, ottengo una variabile aleatoria sempre gaussiana a media sempre 0, ma la varianza è molto più piccola, diviso la varianza. Quindi questa è la stima ml basata su simboli training nell'ampiezza, nel caso di segnalazione PTSK. Ed è, come abbiamo detto, la cosa che avrebbe fatto chiunque con le intuizioni. E funziona perché, come vedete, l'uscita di questo oggetto qua è veramente l'ampiezza vera, cioè l'ampiezza vera, corrotta a rumore, ma il rumore ha una varianza di rumore piuttosto piccola, soprattutto se utilizzo un gran numero di simboli di training. E la posso rendere piccola a piacere, aumentando K. La cosa interessante è vedere come funziona il caso non detailing.
In questo caso i simboli B con K non sono noti. Devo cercare di stimarmi comunque l'ampiezza A sulla base simboli B con K non noti. Se non sono noti è perché magari sono informativi. E posso anche modellarli come ID. Quindi supponiamo anche che B con K siano ID a valori su meno 1, 1, con proprietà un mezzo, un mezzo. Allora tutto questo è sempre vero, ma stavolta il vettore B è aleatorio, cioè prende sempre valori meno 1, 1 alla K, ma non è un vettore, ma bensì un vettore aleatorio. Di conseguenza questa non è la verosimiglianza, perché si tratta di un vettore gaussiano a media 0 e varianza A per B se B fosse noto. Quindi questa qua è la densità non di R dato A, ma questa è la densità di R dato A e B, cioè condizionato al valore di A e condizionato al valore di B. Quindi questo oggetto qua diventa condizionato, è fissato, è deterministico. Allora il segnale ricevuto è rumore più una costante, un vettore costante. Di conseguenza il segnale ricevuto è un vettore aleatorio gaussiano a media A per B e in matrice covarianza di magnitudo identica, per cui questa è la sua densità. Quindi quella di prima non è la verosimiglianza, è la verosimiglianza condizionata a B, perché B adesso non è noto, è un vettore aleatorio, quindi condizionato a B. Ecco la verosimiglianza. La verosimiglianza incondizionata si ottiene mediando la verosimiglianza condizionata. È chiaro? Se questa è la densità di R dato A e B, se voglio la densità di R dato A, devo fare la media su B. Come sempre si fa. Chiaro? Ma noi abbiamo già detto che questa espressione in realtà è più semplice di quello che sembra, perché qui abbiamo intanto questa è una scrittura sintetica ed è dal prodotto di K variabili aleatorie gaussiane, infatti vedete ci sta 1 su radice 2 pi greco alla K elevato a meno 1 su 2 sigma 4 R con K meno A B con K al quadrato produttoria. La produttoria dei coefficienti è questo alla k, la produttoria esponenziale è esponenziale della somma, e la somma di r con k e b con k al quadrato è la norma quadra. Quindi questo lo posso anche scrivere così, come sommatore su k che va da 0 a k meno 1 di 1 su radice 2 pi greco sigma quadro elevato a meno 1 su 2 sigma quadro r con k meno a b con k al quadrato. Preferisco scrivere in questa forma perché così vedo chiaramente che è il prodotto di densità, perché sono variabili aleatorie indipendenti. Perché lo voglio scrivere in questo modo? Perché io so già come si fa la media del prodotto di oggetti di variabili aleatorie indipendenti. È la produttoria delle medie. Vi ricordo che qui sto mediando sul vettore B, che è un vettore di variabili aleatorie ID. Ma anche qui posso svilupparmi questo quadrato come ho fatto prima. E questo quadrato qui che cosa dà? R con K al quadrato, che non dipende da B, io sto mediando su B, meno 2 A R con K B con K
più il quadro del secondo, che è un quadro b con k al quadrato, ma b con k al quadrato è sempre 1. Di conseguenza questa verosimiglianza diventa 1 su radice di 2π greco sigma quadro alla k, perché porto quel coefficiente fuori la produttoria. La produttoria è se stesso k volte e se stesso alla k. E poi quella media porto fuori anche R quadro e A quadro, le porto fuori dalla E elevato a R quadro, è un coefficiente moltiplicativo che va fuori il segno di media, produttore di E elevato a meno R quadro e elevato a meno norma di R quadro. Poi ci sta elevato a meno 1 su 2 sigma quadro per A quadro, lo porto fuori il segno di media, la somma la produttoria per K volte è K volte A quadro. E dentro cosa rimane? La produttoria per K che va da 1 a 0, scusate, a K grande meno 1 di, della media di elevato a meno 1 su 2 sigma quadro per meno 2a rb, cioè elevato a a r con k b con k diviso sigma quadro. Ok? Ripeto, ho sviluppato questo quadrato, realizzo che b con k al quadrato fa 1, quindi qua non c'è nulla che dipende da b con k. I termini che non dipendono b con k su cui sto facendo la media, che sono r quadro e a quadro, siccome c'è un esponenziale, diventa elevato a meno 1 su sigma quadro diviso 2 per r quadro più a quadro, che è un coefficiente moltiplicativo e moltiplica invece elevato a meno arb, riporto fuori dal segno di media e la produttoria per k volte dà luogo a questo oggetto qui. Dentro la media rimane soltanto l'ultimo coefficiente che dipende dal bit, che è 2 meno 2 a r con k b con k diviso meno 2 sigma quadro, cioè elevato a r con k b con k sigma quadro. Devo fare la media di questo oggetto. Ma la media di questo oggetto è molto semplice, perché b con k fa 1 o meno 1, con proprietà un mezzo e un mezzo. Quindi la media di una funzione di una variabile aleatoria è la funzione in 1 per un mezzo più la funzione in meno 1 per un mezzo. Cioè questa a 1 più questa a meno 1 diviso 2. Questa fa elevato a a r con k su sigma quadro più elevato a meno a r con k su sigma quadro diviso 2. Come si chiama questa funzione? E elevato a più e elevato a meno diviso 2, iperbolico di a r con k diviso sigma quadro. Quindi è 1 su radice di 2π greco sigma quadro alla k elevato a meno 1 su 2 sigma quadro norma di r quadro per elevato a meno k su 2 sigma quadro a quadro per la produttoria dei coseni iperbolici. Finalmente abbiamo trovato la verosimiglianza, massimizzo la verosimiglianza e trovo la stima ml dell'ampiezza. La stima ml dell'ampiezza è
cappuccio ML argmax su A della verosimiglianza che ho appena trovato, cioè di quell'oggetto là sopra. Questo. Bene. Chiaramente massimizzare la verosimiglianza su A significa massimizzare soltanto il pezzo della verosimiglianza e dipende da A, tutto quello che dipende da A non serve a nulla. Quindi significa massimizzare questo qui, non serve a nulla. Questo qui non serve a nulla. Devo massimizzare soltanto questo pezzo qui. Cioè devo massimizzare il termine elevato a meno k su 2 sigma 4 a quadro per la produttoria per k piccolo che va da 0 a k grande meno 1 del coseno iperbolico di a r con k diviso sigma 4. Devo massimizzare questa funzione su a. È una funzione di un'unica variabile reale a. Come si massimizza una funzione di una variabile reale a? Derivata a maggiore o uguale a 0. Quindi facciamo la derivata, la imponiamo maggiore o uguale a 0 e troviamo i massimi. Il tempo è tiranno, fatemi procedere purtroppo un po' in maniera veloce, ma in realtà si tratta soltanto di saltare qualche passaggio nella derivata di una funzione di una variabile che voi sapete ben fare, quindi non riguarda fondamenti di comunicazione. Se quella è la funzione, la derivata di quella funzione rispetto ad A è quanto? È la derivata del doppio di due oggetti, è la derivata di questo per questo non derivato più questo non derivato per la derivata di questo. La derivata del primo termine è facile, se stesso per la derivata dell'argomento che si chiama meno K A su sigma quadro. Per il secondo un derivato, produttoria. Fatemi scrivere produttoria di, altrimenti è un casino. Più il primo pezzo non derivato, elevato a meno k su 2 sigma 4 a quadro, per la derivata del secondo. Ma la derivata del secondo è la derivata di una produttoria. E come si fa la derivata di una produttoria? La derivata di uno per tutti gli altri derivati. Più la derivata del secondo più tutti gli altri derivati più la derivata del terzo e così via. Quindi una sommatoria di derivate, sommatoria su j che va da 0 a k-1 della derivata di un termine, il termine è jesimo, quindi la derivata del coseno iperbolico che si chiama seno iperbolico di a r con k r con j, scusate, diviso sigma 4 per la derivata di quello che c'è dentro che è a su sigma 4 per tutti gli altri non derivati, quindi la produttoria su k che va da 0 a k meno 1 meno 2 no, meno 1 di tutti gli altri escluso il termine jesimo meno 2 se j è uguale a k, ma io qua sto derivando 1 il jesimo, quindi per tutti gli altri derivati, va bene? Sì. Metto in evidenza, quindi questo è anche qui ci metto il pedice k per ricordarmi che il coseno iperbolico è in k. Raggruppo un po' di cose, cioè tutto quello che è comune, ed è comune elevato a meno k su 2 sigma 4 a quadro è comune a tutti. K su sigma 4 e produttorie. Scusate, qua non c'è il termine A, perché quando derivo l'argomento A R con K su sigma quadro derivato rispetto a fa soltanto R con K su sigma quadro. C'è R con K qua, ma siccome sto derivando rispetto a G c'è R con G, ok? La derivata è il coseno iperbolico, è il seno iperbolico per la derivata di quello che c'è dentro, che si chiama R su sigma quadro, non A su sigma quadro, perché la derivata è su A.
quindi qui metto in evidenza tutto tranne la per la produttoria. Ma se ho messo in evidenza questo K sigma quadro, l'esponenziale questo e tutta la produttoria, dal primo termine c'è soltanto meno A, mentre al secondo termine ho messo in evidenza l'esponenziale questo, U sigma quadro questo e anche K, qui ci avanza 1 su K, sommatoria su J che va da 0 a K meno 1 di R con J, questo diviso la produttoria su tutti K, quindi è seno termine Jesimo per produttoria su tutti quanti i termini tranne il J diviso produttoria su tutti i termini compreso il J. Ora, la produttoria su tutti i termini tranne il J semplifica e rimane soltanto il coseno a J, quindi rimane seno del termine Jesimo diviso coseno del termine Jesimo, ma seno iperbolico diviso coseno iperbolico fa tangente iperbolica. Ripeto, ho messo in evidenza questa produttoria. Se metto in evidenza questa produttoria, in questa sommatoria qua sto dividendo la produttoria per K che va da 0 a K meno 1 del coseno erborico, che lo posso scrivere come produttoria del K che va da 0 a K meno 1 K diverso da J del coseno erborico per il coseno erborico J. Questo e questo semplifica e rimane seno erborico sul coseno erborico, che fa tangente iperbolica. Ok? Ripeto, sono passaggi semplici, derivate di una variabile, di una funzione di un'unica variabile, quindi non c'è nulla da capire. Quindi se qualche passaggio l'avete saltato non vi preoccupate, è una cosa molto semplice e potete ripetervi a casa istantaneamente. Quindi l'importante è capire il concetto. Prendo la densità, la verosimiglianza condizionata, ne faccio la media su B, ottengo quella incondizionata e la massimizzo. Per massimizzare la verosimiglianza incondizionata è una funzione unica variabile derivata maggiore o uguale a 0. Derivata maggiore o uguale a 0. Ma che vuol dire derivata maggiore o uguale a 0? Vuol dire che A deve essere minore o uguale di somma su J, fatemi scrivere somma su K, che mi piace di più, fino a K meno 1, 1 su K di R con K tangente iperbolica di A R con K su sigma quadro, minore o uguale di questo numero vuol dire così, quindi la funzione cresce e poi decresce, il punto di massimo è proprio questo, quindi la stima ml è A tale che A soddisfa quella equazione. La risolvete per via numerica, perché non si può mica risolvere in forma chiusa, e trovate la stima di A. Questa stima di A è quella ml non data edit, perché io non ho sfruttato la conoscenza dei bit trasmessi. Prima di lasciarvi voglio farvi un commento sulla quella struttura, perché quella struttura è veramente molto intuitiva e semplice. Voglio farvi capire che cos'è questa tangente iperbolica di R con K su sigma quadro. Metteteci dentro quando state beccando là giusto, quindi A è proprio quello. Mettete dentro al posto di R con K la sua scrittura, A B con K più rumore. Cosa succede? Che avete tangente iperbolica di che cosa? Di A per A fa A quadro, oppure A in evidenza,
A su sigma uguale su sigma, e poi avete A su sigma P con K più N con K su sigma, ok? Ho semplicemente splittato in due sigma quadro, un sigma ho tenuto fuori e l'altro sigma ho portato dentro. Ora, se ci troviamo in regimi di elevato rapporto segnale-rumore, cioè l'ampiezza del segnale A è molto maggiore della deviazione standard del rumore, perché questa è una variabile odore gaussiana divisa la sua deviazione standard, quindi la sua varianza è 1, quindi questo è il rapporto segnale-rumore. Ripeto, avete un segnale più rumore. Se fate la potenza del segnale, che è questo in media al quadrato, ma B con K al quadrato fa 1, quindi rimane solo questo al quadrato, cioè un quadro sigma quadro, diviso la potenza del rumore, ma questa è la variabile di odore gaussiana media 0 e varianza 1, quindi è 1, e quindi questo qui al quadrato è il rapporto segnale-rumore. Quindi se il rapporto segnale-rumore è molto maggiore di 1, allora questa roba qui è trascurabile rispetto a questo, e quindi avete tangente iperbolica di A su sigma, quindi A quadro su sigma quadro B con K, ok? Come è fatta la tangente iperbolica? La tangente iperbolica è come la tangente, soltanto che invece di andare a finire a più o meno pi greco mezzi va a finire a più o meno 1. Che state facendo? State valutando la tangente iperbolica in A quadro su sigma quadro B con K, dove A su sigma è enorme e B con K fa 1 meno 1. Beh, se B con K fa 1, questo è A quadro su sigma quadro B con K, quando B con K fa 1. Se B con K invece era meno 1, perché il bit era negativo, era meno 1, questo è A quadro su sigma quadro B con K quando B con K fa meno 1. Qual è il risultato della tangente iperbolica in questi due punti così estremi? Molto a destra e molto a sinistra? B con K. B con K, perché fa 1 quando B con K faceva 1 e meno 1 quando B con K faceva meno 1. E quindi lo vedete, quando beccate là giusto, vi ritrovate nel caso precedente. La media di R con K per B con K, perché questo qui è una specie di B con K cappuccio, una stima di B con K, è soft si dice, perché ancora non l'ho quantizzata più o meno 1, perché io so anche che quel B con K fa 1 meno 1, mentre invece la tangente iperbolica riporta un numero reale, per questo si chiama stima soft. Quando fate un parametro che è discreto, in genere se massimizzate la presimiglianza, se uscite fuori con una stima che è continua, quella stima si chiama soft. Morbida, se la quantizzate diventa stima hard. Questa è una stima soft del bit trasmesso. Non lo conoscevate, lo state stimando. Lo moltiplicate per 1 con K, diviso 1 su K grande. Era la tecnica di prima, vi ricordate? Facciamo la media del segnale ricevuto per il bit diviso sommatorio diviso K. Tra l'altro, questo suggerisce anche il metodo, con questo chiudo, un metodo di funzionamento. Quando vi trovate in modalità tracking e non acquisition, oppure un metodo di funzionamento non data edit, perché io posso fare questa cosa qui. Quando arriva qui il simbolo R con K e qui c'è il detector e qui mi dà fuori una stima del simbolo P con K, e questo detector, il ricevitore insomma, ha bisogno della stima A per funzionare, io potrei prendere questi simboli qua, mandarli in un blocco che mi fa questo 1 su K grande somma per K piccolo che vada, oppure somma su J che vada fino al simbolo K,
partendo da j simboli precedenti, k meno j grande più 1, ok? Prendo il simbolo corrente e tutti i simboli precedenti j di questi, li moltiplico per r con j e divido per il numero dei simboli che sto utilizzando, j grande. Questa è una stima dell'ampiezza A all'istante cappesimo, e la posso mandare in giro del vector come stima. Questa è una stima di A non dedicated, decision directed, perché sto prendendo le uscite e le retrazioni, funziona in closed loop, feedback, prendo le uscite, le utilizzo al posto dei simboli che dovrebbero essere noti, perché qui non sono noti, con quella tecnica lì. Che cosa sto facendo? Moltiplico il segnale ricevuto corrente per la stima del bit corrente, più il segnale ricevuto precedente per la stima del bit precedente, più due precedenti per due precedenti e così via, fino a j precedenti. Se j è molto grande, la stima è molto accurata, ma se è troppo grande comincio ad andarmi a stimare ampiezze veramente indietro nel tempo che potrebbero essere cambiate. Qui deve essere abbastanza piccolo perché sia istantaneo j, e abbastanza grande perché questa sia una stima accurata. Divido per j e sto facendo una media, questa è la stima dell'ampiezza da utilizzare all'istante k, e me la mando indietro. Anzi, all'istante k-1, perché altrimenti è istantaneo. Va bene? Così sto utilizzando la stima al passo precedente a un k-1 per stimarmi b con k. Va bene? E qui è davvero tardi, quindi dobbiamo chiudere qui questo esempio.